Questi tre giovani percorrono le vie del Belgio con una missione: salvare l'unità del paese. Il Belgio passa di crisi in crisi. Le tensioni tra politici fiamminghi e valloni non si attenuano e i separatisti guadagnano terreno. Questi giovani sanno che per l'unità del paese bisogna battersi oggi, altrimenti il Belgio rischia di scomparire. Io mi sento belga e trovo che tutto quello che sta accadendo sia triste, perché penso che diverse culture siano un arricchimento. Abbiamo un paese con tre comunità, tre lingue. Il mio impegno è partito da qui, dai miei sentimenti. Un sentimento di belgitudine, direi. È certo che con la crisi si rischia che la gente non si capisca più, che si voti per i partiti nazionalisti, che si voti per partiti che non aiuteranno a risolvere la situazione. Una soluzione sarebbe quella di adottare una circoscrizione elettorale federale, che vuol dire che tutti i cittadini del paese che si trovano nelle Fiandre o in Vallonia potranno votare per un partito politico o un politico del nord, del sud o della regione di Bruxelles. Da decenni il Belgio non ha più partiti a livello nazionale. Per le elezioni del 13 giugno i valloni possono votare solo per i partiti francofoni, i fiamminghi per i partiti fiamminghi. Formazioni politiche, media, tutto è diviso in Belgio. Le Soir Magazine distribuisce l'adesivo Pro Belgio in francese. Nella parte settentrionale, nelle Fiandre, si parla il fiammingo. Il sud, la Vallonia, è francofona, la parte orientale del paese germanofona. La regione di Bruxelles è ufficialmente bilingue. Per le zone miste esistono statuti speciali segnati sulla carta in rosso. L'NVA e il Vlaams Belang, i due partiti fiamminghi apertamente separatisti, sono dati rispettivamente al 23 e al 13% nei sondaggi. Per quanto riguarda i fiamminghi, circa il 40% degli elettori voterà per i separatisti. Perché dividere il Belgio? Le ragioni del leader del Vlaams Belang. Belgium is an artificial state. Il Belgio è uno stato artificiale. Due popoli diversi vivono l'uno a fianco dell'altro, fiamminghi e valloni, che hanno continui conflitti di interesse, diversi punti di vista se si parla di lingua o cultura, temi sociali, economici, giustizia, immigrazione. Noi diciamo semplicemente: mettiamo fine a questo. Alcuni separatisti attaccano le municipalità francofone nelle Fiandre. Nella circoscrizione elettorale di Bruxelles alcuni graffiti nascondono le scritte francesi su cartelloni che hanno scritte in entrambe le lingue. Il sindaco di Wezembeek-Oppem è molto preoccupato di un'eventuale prospettiva di uno stato fiammingo indipendente e ricorda che il governo regionale fiammingo si oppone alla ratifica di una carta per la tutela delle minoranze. Quello che vogliamo è stare insieme a Bruxelles, perché là tutti sono protetti. Si tratta di una città bilingue dal punto di vista legale. Volevo dire multilingue, è chiaro. Quella di Bruxelles-Alville-Vord è la sola circoscrizione del Belgio in cui gli elettori possono scegliere tra liste francofone e fiamminghe. Se i comuni francofoni vicini a Bruxelles godono di uno statuto speciale per facilitare il bilinguismo amministrativo. Bisogna dividere anche la circoscrizione di Bruxelles-Alville-Vord in una parte fiamminga e una vallone? Quale futuro per lo Stato belga, federazione o confederazione? Per dare un tocco vivace, perché no sexy, al dibattito istituzionale, le belle della circoscrizione di Bruxelles hanno organizzato un concorso di Miss. Condividiamo le patate fritte, la birra e il cioccolato. Sono bilingue. Il fiammingo è la mia lingua madre. Ho tanti amici francofoni quanto fiamminghi. Non sono pronta a rinunciare a tutto questo. Ai separatisti che vogliono dividere il Belgio, Isabel lancia un messaggio semplice in fiammingo. Ik hou van België. Bruxelles per noi è una città bilingue, capitale delle future Fiandre indipendenti. Il ministro presidente della regione di Bruxelles capitale, Charles Peak, si rivolta di fronte a queste proposte dei separatisti.
Il est hors de question que Bruxelles... È fuori dubbio che Bruxelles appartiene a chi decreterà domani la fine del Belgio. Décider demain de la fin de la Belgique. Ai piedi della colonna del Congresso troviamo la fiamma che arde per il Milite Ignoto. Uno dei primi assalti all'identità belga avvenne d'oltre Reno, ricorda Anthony Millecon di Pro Belgica, associazione patriottica e monarchica che milita per l'Unione dei Belgi. È durante la Prima Guerra Mondiale, sotto occupazione tedesca, che l'identità belga è stata messa in discussione. È stata la prima volta che si è parlato di un paese artificiale per cercare di generare lo scisma e creare due identità ben distinte, quella fiamminga e quella vallone. Per capire meglio l'identità belga, ci richiama al Museo Reale delle Belle Arti di Bruxelles. Nella hall d'ingresso, un immenso dipinto di Gustave Wappers, episodio della rivoluzione belga delle giornate del settembre 1830. Il paese dovrebbe festeggiare in settembre i suoi 180 anni, se niente accade. Il nocciolo dell'identità belga fonda le radici nel 1830. Volontà di indipendenza, idee liberali, volontà di conoscere la libertà, libertà d'espressione per esempio, volontà che era di tutte le province belghe. Bisogna vedere se oggi questo spirito di libertà, di riconoscimento è attuale. Va pouvoir se transposer dans notre modernité et dans l'avenir de la Belgique. Il festival di Stone Café invita giovani musicisti di entrambe le parti. Ho una parte della mia famiglia in Vallonia, una parte nelle Fiandre, voilà, famiglia, musica, sono valori comuni. Ci sono almeno due testi che parlano chiaramente di tolleranza, della differenza e fanno riferimento ai problemi linguistici. È un brano che parla del Belgio, quello che pensiamo dello show politico, del circo politico, dei clown che delle volte ci governano. Se le elezioni di giugno daranno vita a una nuova impasse politica, i mercati finanziari cominceranno ad occuparsi da vicino del colossale debito belga, uno scenario separatista è ancora peggio, come spiega questo ricercatore. Se si divide il debito, se si fa come in Cecoslovacchia che suddivise il debito in base agli abitanti, all'indomani della secessione la Vallonia cesserà i pagamenti. L'associazione B+ è un'associazione mista. Fiamminghi e Valloni di B+ propongono un compromesso, sciogliere la circoscrizione di Bruxelles al Vilvoorde e creare una circoscrizione elettorale che comprenda l'intero paese. Sono convinto che il Belgio tecnicamente non si dividerà mai, perché bisognerebbe risolvere il problema di Bruxelles, il problema del debito e quello del passivo federale, quello degli edifici che appartengono allo Stato federale. Tecnicamente è impossibile, ma è triste giungere fino a questo punto. È come trovarsi di fronte a una coppia che resta insieme solo per i soldi. La più grande tristezza per questo paese. L'ultima parola Candice, in testa per il titolo di Miss Bruxelles. Non mi sento né fiamminga né di Bruxelles né vallone. Sono d'origine fiamminga, ma parlo il francese. Sono semplicemente belga, niente di più. Se dividono il mio paese, so che perderò le mie origini.